Prego. Signorina, dobbiamo fare due chiacchiere su... Su Maria Corsi. La conosceva, vero? Sì, perché? Che è successo? Si rilassi. Soltanto due parole. Ho ricevuto il tuo messaggio. Ti spiego i dettagli del lavoro oggi pomeriggio. Comunque ti anticipo che se saprai muoverti, avrai risolto tutti i tuoi problemi. A dopo, Sara. Le dice qualcosa? Perché hai frugato nella mail di Maria, eh? Perché Maria è morta. Morta. Oddio. Ecco, lo prendo per un accomodatemi. Sono curioso di conoscere i problemi di Maria e le soluzioni che le ha offerto. È morta. Posso andare un attimo di là? Vada, signorina. Non si preoccupi, noi attendiamo qua. Qui rischiamo un'indagine interna. Berti non sa nulla del caso e non abbiamo un mandato e tu giochi a fare il sergente di ferro. È l'unico modo per sapere qualcosa. Quando abbiamo citofonato ci ha detto che stava dormendo. Saliamo e la troviamo che si riveste, invece... E invece c'aveva una maglietta addosso. Che c'è? Non si può dormire se non col pigiamone. E invece si vedeva. Si è appena truccata. E i capelli sono perfettamente pettinati. C'è qualcosa di strano. Stai calmo. Che cazzo è questo? Questo è il lavoro di cui parlavo nella mail. Lavoro per una piccola società che gestisce una chat erotica. Signorina, lei mi sta dicendo che è una... Io non sono una puttana, ok? E nemmeno una escort, come dite voi adesso. Sono una delle ragazze che intrattiene gli iscritti e non è possibile in nessun modo arrivare a noi e ai nostri dati personali. Il sito è straprotetto e usiamo dei soprannomi. Un po' originale come lavoretto, le pare? Sicuramente guadagno molto di più di quello che guadagnerei se facessi la cameriera e con molto meno sforzo. E Maria credeva di aver risolto tutti i problemi, no? Maria l'ho conosciuta ad una festa e siamo diventate amiche. Lei si lamentava dei soldi e così gli ho proposto questo lavoro. Era anche molto brava Maria. Aveva tantissimi iscritti al giorno. Ma poi dopo un paio di mesi ha deciso di smettere. E lei non l'ha più frequentata dopo? Era sparita dalla circolazione, non sono riuscita nemmeno a vedere la sua nuova casa. No, qui abbiamo finito, sappiamo tutto quello che dovevamo sapere. Va bene, grazie signorina, scusi per il disturbo. Ma promettetemi che tutto quello che vi ho detto resti qui. Non si preoccupi, ma lei rimanga reperibile. Lo sarò, per ogni chiarimento, delucidazione. Ho tanto altro. Gli indirizzi li hai presi? Sì, ce li ho qui. Se vuoi possiamo andare anche adesso insieme. No, se non è un problema puoi andare anche tu da solo. Ma che c'è? Ti vedo strano, è successo qualcosa? No, niente, voglio solo rimettere in ordine le idee. Va bene, posso andarci anche io, so come fare. Ok. Ah, e cambiati che puzzi di sbirra a un chilometro. Salve, sono di sexandnevels.com, devo fare l'intervista, c'è il signor Buonaiuto. Buongiorno, si figuri, si accomodi. Grazie, molto gentile. Buonaiuto, molto lieto. Ciro Caputo, sexandnevels.com. Ah, prego. Signor Buonaiuto, allora io vado. Ciao, bene, ci vediamo domani, non mi si bellino. Voglio sentire, scusa, ah, segretario, signor Aiuto, guarda i pacchetti, Aspetta un attimo, tengo l'intervista, parla la televisione. Ci sentiamo, ciao. Allora, com'è? Sexandnevels.com. Bene, mi piace come nome, brava, però non mi ho mai sentito nominare. Perché siamo una testata online appena nata.
Devo scrivere un articolo sulle realtà imprenditoriali di Napoli. Ovviamente quelle che interessano a un sito come sexandnaples.com. Ovviamente. Allora, mi fa piacere che abbiate pensato a me. Bravo, mi piace. Internet è la nuova frontiera del sesso. E noi siamo interessati a chi mette insieme persone che potrebbero teoricamente condividere gli stessi appetiti sessuali. Sono state parlando con la persona giusta. Voglio, sai mai sentire. A me piace che noi facciamo queste interviste, però capirete che per motivi legali e commerciali la privacy delle mie ragazze e dei miei clienti sta al primo posto, quindi se nell'articolo... Sarò molto discreto. Bravo, mi piace discreto, che la parola mi piace, bravo. Ecco, appunto di questo volevo parlare. La privacy. Qual è il rapporto tra ragazze e cliente? È semplicissimo. Il cliente si iscrive al sito. E i dati vengono poi inviati a un database al quale solo io però ho l'accesso. Questa cosa scrivete nell'intervista qua, solo io ho l'accesso al database. Poi, quando si entra nel sito, ci sono sempre due o tre ragazze in video chat. Però il cliente, se vuole, può prendere il nostro catalogo ragazze, scegliere la sua preferita e può prendere un appuntamento privato online solo con lei. E quante ragazze ci sono nel catalogo? Quante ne volete voi. E per tutti i gusti, brasiliane, cubane, venezuelane, ovviamente italiane. Sapete però quelle là che vanno più bella maggiore in questo periodo? Le ragazze dell'est, polacche, ucraine. Quelle che si rubano i mariti, capito no? Viva la perestroia! Bravo, mi piace la battuta, ma pure un comico fa, bravo. Comunque... Le nostre ragazze hanno un contratto che le obbliga ad assicurare un certo tot di ore settimanali. Poi ci sono quelle che lavorano a prestazione e a me mi pagano gli sponsor. E che contratto aveva Maria Corsi? Ma che... Chi sei? Sono un agente di polizia e tu mi rispondi alle mie domande. E se mi rispondi, 10 minuti e me ne vado. Che rapporto avevi con Maria Corsi? E chi la vede più a Maria? E sinceramente, a me non me ne importa proprio. Perché gli 4 parrucchi che mi faceva guadagnare, che poi glieli mettevo tutti quanti sulla posta pay, quando si poteva via tranquillamente in contante, che è la stronza. Ok. Diciamo che ti credo. Però mo mi devi dare tutti i tabulati delle chat di Maria. Vuoi tabulare? Mi dispiace, io vorrei collaborare con la legge, ma senza autorizzazione i tabulati non me li posso dare. Quindi, voi adesso vi alzate, ve ne andate da un bel magistrato, vi fate fare l'autorizzazione, tornate qua, vi sedete, mi date l'autorizzazione e io vi do i tabulati. Va bene? E adesso scusate che c'ho un'azienda da portare avanti. Mi dite niente, la strada la conoscete? La conosco la strada. Avvio, va. Ci vediamo, eh! Ciao, vai! Come sei bello pure tu! Buona giornata! Buona giornata pure a te! Sta grandaluto! Come ha detto che si chiama? Buonaiuto! Pietro Buonaiuto! Quel figlio di puttana! Aspetta, mi arrivo!